Jump, jump! Eccomi qua, popolo di YouTube, qui con voi Jump Jump. Oggi ho portato due video. Il primo è stato quello sulla recensione su Mare Fuori 4 e ora vi porto la teoria, le teorie che ho sviluppato su Mare Fuori 5, sui possibili scenari. Prima di tutto questo vi chiedo di iscrivervi, lasciare un like, attivare la campanella e condividere con chi volete voi i miei contenuti. E grazie a tutti del supporto che sto ricevendo e di quello che riceverò in futuro. Mare Fuori 4, ragazzi, ha portato diverse situazioni, come è successo anche in passato. Situazioni che si sono allargate nelle ultime puntate e soprattutto negli ultimi minuti. Facciamo chiarezza un po' su quello che è lo scenario principale che vedremo su Mare Fuori 4 per poi parlare anche di qualche situazione secondaria. Allora, gli ultimi minuti ci hanno lasciato con un poco l'amaro in bocca. Perché questo? Perché praticamente Rosa decide di non sposare Carmine e quindi di non seguirlo nella sua nuova vita. Però i due, vediamo dalla gestualità, che si amano, cioè Carmine sappiamo di sicuro che la ama ancora, anche perché nel suo ultimo dialogo con il comandante, nella sua, diciamo, destinazione nuova, dove lo vediamo vicino al mare, che cosa succede? Dice al comandante: prenditi cura di lei. E nel frame precedente, quando loro non si sposano, si salutano con il loro tipico saluto del bacio mandato e si vede lei proprio che piange. Quindi la domanda che ci facciamo, al cui cercherò di rispondere alla fine, lo lascio per il gran finale, è: questa storia avrà un senso e in qualche modo li rivedremo insieme, magari, non lo so, in un finale di stagione, magari tra la quinta e la sesta stagione, per dare un lieto fine alla loro storyline? Non è impossibile, però ne parleremo dopo. Cos'altro succede? Rosa va nel cimitero perché giustamente vuole prendersi i soldi della sua famiglia, perché ha questo grande dubbio che Edoardo abbia davvero ucciso suo padre. E ha un po' quel discorso, non ce lo dice, però si capisce che forse vorrebbe essere vendicativa, o quantomeno prendere semplicemente i soldi e andare, non so, da qualche altra parte magari. E quindi con l'abito da sposa la vediamo lì. Però nello stesso tempo nel cimitero, come ho detto, c'è Edoardo e ci sono anche Micciarella e suo fratello Cucciolo, che vogliono questi soldi, perché in un sogno di Micciarella, in quei sogni ricorrenti, perché lui ha questo, diciamo, sogno, perché un po' lui ha sensi di colpa a non aver detto che è stato lui a uccidere l'avvocato, a un certo punto lui in questo sogno vede lo scenario reale del cimitero, perché erano davvero là, lui e l'avvocato erano davvero in questo cimitero. Lo racconta a suo fratello e suo fratello dice: ma vuoi vedere che è quel cimitero dove ci sono i soldi dei ricci? E si recano pure loro là. Dice, Edoardo, anche lui è nel cimitero, e a un certo punto vi è una cosa strana, si vedono dei soldi che compaiono, nel senso, no, che compaiono, che sono disseminati, e lui segue questa scia fino ad arrivare alla cripta, entra dentro la cripta, scava, incomincia a trovare i soldi, però sente un rumore, quindi per nascondersi cerca di uscire, però viene colpito da una pala, colpito non tanto gravemente, si tiene dalla scala, però lo stesso cade. Lo vediamo in un'ultima scena dove lui sorride e gli viene l'immagine di Teresa, perché lui aveva deciso di lasciare Teresa per la moglie, perché la moglie sapeva dove erano i soldi dei ricci e lo ricattava dicendo: se vuoi i soldi devi stare con me. Vabbè, questo è quello che è successo precedentemente. Come prima cosa cerchiamo di capire che cosa è successo a Edoardo. In poche parole, secondo me, due scenari ovviamente logici possono essere successi, ovvero o che morirà là dentro, non è morto ma morirà, e quindi magari faranno o hanno già fatto una ripresa dove si vede lui che è morto perché magari muore di fame, oppure si salverà e ci sarà per qualche altro episodio. Ma secondo me l'ipotesi più plausibile è che lui, anche se è sopravvissuto, in qualche modo morirà là dentro, o è già morto là dentro, perché magari era l'ultima immagine che ha visto di Teresa prima di chiudere gli occhi. Anche perché l'attore
Matteo Paolillo ha detto che il suo personaggio di Edoardo, lui è molto legato, però lui vuole fare giustamente anche altri progetti e non vuole portarla tanto per le lunghe. Quindi questa cosa detta dall'attore fa pensare che la sua storyline sia chiusa lì. Ora, chi è stato a colpirlo? Gli scenari sono due. Qua c'è lo scenario, ragazzi, simile alla terza stagione di Mare Fuori, dove ce l'avevamo chiesti chi è stato a sparare il colpo di pistola. Qui hanno fatto una cosa simile con questo personaggio in incognita, ancora più in incognita rispetto a Mare Fuori 3, però le possibilità sono tre: o è stata Rosa, o sono stati due fratelli, uno dei due. Però a mio avviso è molto probabile che sia stata Rosa, anche perché, se avete visto l'indizio, ce l'abbiamo con i soldi seminati a terra fino alla cripta. Quindi qualcuno aveva già aperto la cripta, qualcuno che conosceva la cripta, e quindi lei. Oppure, altra ipotesi più plausibile, può essere stata Teresa stessa, perché come avete visto, lei sì, lo riprende con sé, però è molto arrabbiata per quello che ha fatto negli anni, per i suoi tradimenti, per i tradimenti ricevuti. E quando i due si abbracciano, se voi vedete nella scena dove loro si baciano e si abbracciano, lei ha quello sguardo, come a dire, sappiamo, sì, i fan e anche io avrebbero voluto vedere Ciro, anche perché vediamo Ciro in tutti i flashback, soprattutto con il discorso della madre, madre che sarà molto importante, la madre che ritorna, che sappiamo che è viva e che si era fatta vedere pure al matrimonio, non sappiamo perché, forse sapeva che la figlia si sposava, e sarà molto, secondo me, importante per un'ipotesi di salvezza, di far fare una nuova vita migliore alla figlia, in qualche modo, o con Carmine o al di fuori da Carmine. Però io credo che 90% sia stata Rosa Ricci, e quindi la domanda che mi faccio è: come farà a farsi una nuova vita se lei sarà sicuramente, perché lo scopriranno in due stagioni, che se Edoardo è davvero morto, è stata lei o un'altra persona rispetto a lei? Ma io credo che a fare quello 90% sia stata Rosa Ricci. Quindi questo nodo, secondo me, l'ho sciolto, e secondo me molti sono d'accordo sul fattore Rosa che ha causato la caduta di Edoardo, diciamo, no? Andiamo ora nell'IPM. Cosa succederà? Quindi, se la dinamica è questa, cosa faranno Cucciolo e Micciarella, che volevano il potere? Non avranno niente. Però abbiamo visto che Rosa diceva a Cucciolo: tu sei un bravo ragazzo, sembri anche un padre, e sei stato un padre anche per Micciarella, cerca di seguire questa strada, cerca di uscire da questa situazione. Magari Cucciolo penserà a queste parole e la loro storyline, diciamo, in qualche modo cambierà o terminerà, perché magari si comportano bene, escono dall'IPM, cambiano vita pure loro. Anche perché abbiamo visto che è tornata la madre, che comunque era una tossica, e in poche parole si sta ripulendo e magari possono vivere una vita tranquilla e serena tutti e tre. Per quanto riguarda le sottotrame, le trame, diciamo, secondarie, passiamo alla trama di Mimmo, che nelle ultime puntate è diventata una trama molto più importante. Allora, questo poveretto, ragazzi, vuole cambiare vita. Ha cercato di cambiare vita da quando ha ucciso, anche a non volendo, il Pirrucchio, però non riesce mai. Una volta viene minacciato da Donna Wanda. Quest'ultima volta arriva la madre, molto preoccupata per i suoi fratelli, e gli chiede di togliere la denuncia a Donna Wanda, perché se no la sua famiglia verrà uccisa, almeno questo è quello che abbiamo visto, anche per i proiettili dati sicuramente dagli scagnozzi di Donna Wanda alla madre. Ok?
Quindi la sua storia sarà molto complicata nella quinta stagione, molto bella a livello visivo, però molto brutta, perché si aprono diversi scenari. Io ho pensato a un'ipotesi molto brutta, che è quella del suicidio. Secondo me può darsi che a un certo punto, stanco di tutta sta vita, però con la voglia di restare in pace, lui si suiciderà. Altra ipotesi molto migliore sarà quella che lui si confiderà col capitano, col comandante, e troveranno insieme una soluzione. Però io purtroppo prevedo maggiormente qualcosa di brutto. Un'altra storyline interessantissima è quella di Silvia. Silvia che viene accusata di omicidio, a cui nessuno, neanche gli avvocati, gli credono. Forse solo Lino ci crede che lei non è stata ad uccidere l'avvocato, però non si trova nessun indizio, non si conosce il nome del ragazzo, non si conosce la targa del motorino, perché lui cerca gli indizi, cerca questa targa, cerca sto motorino, però non si trova. Però a un certo punto, in soccorso di questa storia, arriva Angelo, che tutti gli spettatori hanno giustamente identificato come Gennaro, perché è Gennaro, è il ragazzo che praticamente Silvia aveva, con cui aveva passato la notte Silvia, la stessa notte in cui è stato ucciso l'avvocato. Che cosa potrebbe succedere ora in questo caso? Come abbiamo detto, Cucciolo, a meno che non gli succeda qualcosa pure a lui, indagherà, gli ha detto: tranquilla Silvia, indago io per vedere, parlo io con questo nuovo ragazzo, lo faccio parlare e vediamo se è lui o non è lui. Ora le mie ipotesi sono queste: chi è sto ragazzo? Nel senso, abbiamo visto che è praticamente la stessa persona col quale ha passato la notte Silvia e che aveva dato un nominativo. Quindi, gli ha dato un nominativo sbagliato? E se sì, perché? E lo scopriremo, forse legato al fatto che lui si è costituito, ha deciso dopo di costituirsi, o legati a fatti suoi che non sappiamo. O l'ipotesi più plausibile che mi è venuta in mente è quella che questo ragazzo abbia un gemello e che, non lo so, per qualunque motivo, per un qualsiasi motivo, non ha rivelato. Però sembra strano, avrebbe potuto dire: guarda, è mio fratello, quello con cui sei stato, un gemello che si chiama Gennaro. E questa del gemello potrebbe essere una cosa plausibile, anche perché sto ragazzo che Silvia ha identificato ha un tatuaggio qua a forma di cuore, con un cuore, che lei si ricorda nei flashback quando stavano insieme, che lui aveva la spalla scoperta e gli vede questo tatuaggio. Però noi abbiamo visto un tatuaggio, noi abbiamo visto che il tatuaggio non c'è, perché lui si è scoperto la spalla mentre andava in bagno, subito dopo che Silvia aveva avuto questa visione. Però il tatuaggio non c'è. Però io ho visto qualcosa, non so se l'avete visto pure voi. Quando vanno nella spalla del ragazzo a ingrandire, si vede una forma di cuore tipo cancellata. Quindi si è cancellato sto tatuaggio, era un tatuaggio finto e si è cancellato. Io queste sono le altre ipotesi per cui lui non abbia un gemello e sia davvero lui, però ha cancellato questo tatuaggio, ha negato di aver detto una bugia sul suo nome a Silvia e sul fatto che lui si ricordasse di lei. Quindi le teorie sono due. E sicuramente, per logica, una di queste teorie deve essere così, perché o ha un gemello o non sappiamo diverse storie della sua vicenda che l'hanno portato a non avere quel tatuaggio lì e a non dire, diciamo, il suo nome. Poi ci sono delle teorie che non sono teorie, ma semplicemente degli sviluppi di trama logici, che sono quelli di Cardio Trapp e di Pino, e anche di Doberman. Praticamente Pino, è stato lasciato da Kubra, e anche Doberman in un certo senso che era innamorato da Kubra, perché Kubra se n'è andata nell'IPM di Torino per un periodo. E poi sarà, vabbè, andrà ai domiciliari, quindi non sappiamo se tornerà, ma da quello che abbiamo visto in diverse stagioni di Mare Fuori, quando un personaggio se ne va ed è difficile che torna, tranne per una grande esigenza della trama. Io a questo proposito so che stanno cercando, almeno non so se è vero, ma
Ho visto su internet che stanno cercando delle persone per Mare Fuori 5 in Trentino. Quindi uno dei prossimi personaggi, o due dei prossimi personaggi, perché cercavano un ragazzo e una ragazza, saranno del Trentino. Quindi entreranno nel cast di Mare Fuori. E potrebbe nascere una situazione nuova per Pino e per Doberman, che al momento sembrano amici, però boh, può essere pure che arrivano queste altre due persone a, diciamo, complicare il discorso. O magari arriverà una nuova ragazza per Pino. Io, raga, glielo auguro. E queste le situazioni più tranquille. Per Cardio Trap, che è comunque una situazione che è molto tranquilla, vedremo l'evolversi sicuramente della situazione con Alina, che è la nuova ragazza ucraina. E sicuramente quest'ultima cercherà di avvicinarsi al fratello. Ok? E queste però non è che sono teorie, ma sono semplicemente continuazioni che andranno quasi sicuramente così per quanto riguarda la trama. L'ultima teoria che avevo lasciato volutamente per ultima è quella dell'amore di Carmine e Rosa. Abbiamo visto in tutto il corso della terza, più o meno, e quarta stagione quest'amore travagliato stile Romeo e Giulietta, che non è stato portato al termine, ma i due abbiamo visto che comunque si amano davvero, l'abbiamo visto anche nell'ultimo loro saluto. E quindi la mia domanda è: perché fare finire la loro storia d'amore dopo tutto quello che hanno passato e dopo che è stato così avvincente e non dargli un degno finale? Quindi cercherò di rispondere a questa domanda. È possibile che i due si rivedano e stanno finalmente insieme? Staranno finalmente insieme? Io vi dico, probabilmente è un qualcosa in fase di sviluppo, ancora stanno cercando di capire pure gli stessi sceneggiatori, credo io. E ci può essere una possibilità, non tante, ma una o qualche possibilità che due si riavvicinino e staranno finalmente insieme, anche insieme alla bambina futura, che è la figlia di Carmine, per formare una famiglia. E questo, secondo me, se avverrà, avverrà nel caso in cui Rosa si redime davvero e cambia vita nelle fasi di questa quinta stagione barra la sesta, e quindi nel finale la manderanno, diciamo, nel sistema di protezione, la manderanno da Carmine e si vedrà tipo una sorta di ultima scena finale dove i due si rincontrano e capiamo che staranno insieme. Quindi questa è un'ipotesi non remotissima, ma difficile. Ma io spero che sia così. Quindi questa è la mia teoria sulla loro storia. Un altro dettaglio che potrebbe far sì che Rosa e Carmine continuino la loro storia d'amore, rivedendosi, riavvicinandosi, e magari il fatto che lei potesse essere mandata nello stesso posto di Carmine sul discorso di protezione, nella stessa località per stare insieme a Carmine, è dato anche dal fatto che, come abbiamo visto, la madre di Rosa è ancora viva. L'abbiamo visto nei flashback con Ciro fino ad arrivare alla parte in cui la madre si presenta al matrimonio. Però abbiamo visto un dettaglio che credo che non sia sfuggito quasi a nessuno, che è appunto lo sguardo che Carmine dà alla madre di Rosa, come a dire: questa ragazza, questa signora assomiglia a qualcuno che conosco, e la riconduce in qualche modo a Rosa, dice: ma questa è la madre? È quello sguardo lì, ragazzi, anche se lui non l'ha mai vista, non l'ha mai conosciuta. Questo ritorno della madre potrebbe essere molto positivo per il fatto o di una redenzione completa di Rosa, che oltre a cambiare vita in maniera positiva, potrebbe questo farla ricondurre da Carmine, farla riavvicinare, nel senso che la loro storia continuerà in maniera molto felice, come un po' tutti vorremmo. Da Jump Jump è tutto, noi ci vediamo alla prossima.